fare delle cotture con il nostro meraviglioso ottimizzatore di cotture. Molti di voi ne hanno sentito parlare, il famosissimo Magic Cooker, ma oggi vedrete che cosa può fare. Grazie a questi fori, a questo sistema di Venturi, noi riusciamo a cucinare a basse temperature tutto ciò che vogliamo. Cosa di particolare? È un coperchio universale. Io non ho bisogno di un coperchio per ogni pentola. Faccio un esempio: coperchio diametro 35 che può andare sul suo bellissimo tegame, potrei metterlo sulla pentola più piccola. Guardate qua. L'importante è che i fori siano all'interno e che il coperchio appoggi. Quindi normalmente se io a casa usassi un coperchio grande su una pentola qualsiasi, un coperchio qualsiasi, gocciolerebbe tutto. Bene, con Magic Cooker questa cosa non succede, riusciamo a cucinare e a non sporcare la nostra cucina. E adesso andiamo subito a fare le nostre cotture. Cosa possiamo fare? Prima cosa da fare in questa meravigliosa pentola, faremo una pizza, una cottura da forno. Allora, io mi sono preparata un impasto per la pizza, vediamo se riesco, eccolo qua, perfetto. Dunque, vediamo un po', molti di voi probabilmente fanno la pizza a casa, o anche magari no, e comprano un impasto già pronto, o addirittura una pizza surgelata. Bene, non ha importanza, quello che noi andiamo a fare è a cucinare. Quindi alla nostra pentola, al nostro coperchio, non interessa se mettiamo una pizza senza glutine, una pizza integrale o quant'altro. Noi andiamo a cucinare la nostra pizza. Quindi mettiamo la pizza all'interno, andiamo a condire la nostra pizza. Faremo un condimento normale, pizza margherita. Ok? Allora, diciamo che quando noi accendiamo il forno a casa per cucinare la pizza, dobbiamo farlo prima scaldare, giusto? Vi risulta? Dobbiamo far scaldare il forno. Quanto tempo ci mette il forno a scaldarsi? Normalmente ci metterà sui 10 minuti, i forni più moderni, 15. Beh, il mio vecchio forno ci metteva anche 20 minuti a scaldarsi. Bene, mettiamo 10 minuti, 10 minuti che il nostro forno si scaldi, dopodiché dobbiamo cucinare la nostra pizza. Ok, allora, mettiamo intanto un po' di sale, un po' di origano, ecco qua, e vado a mettere della scamorza a fette. Io non avevo la mozzarella oggi a casa, userò una scamorza a fette, ma va benissimo, potete usare quello che volete, l'importante è che sia una mozzarella asciutta. Allora, dicevamo, quindi 10 minuti per scaldare il forno, poi dopo dobbiamo cucinare la pizza. Di solito quanto tempo ci mette a cucinare una pizza? 15 minuti, 20 minuti, 10 minuti? Prendiamo l'esempio di un forno nuovo, ultima generazione, 10 minuti. Quindi 10 minuti per scaldare e 10 minuti per cucinare. Bene, 20 minuti di corrente. E a che temperatura mettiamo il forno? 200, 220, 250 al massimo, la pizza va messa al massimo. Bene, voi la pagate la corrente? Perché in questo periodo effettivamente è un po' complicato. 20 minuti di corrente. Bene, oggi vi faccio vedere una pizza cotta in 8/10 minuti. Cosa bisogna fare? Scoprire con il nostro Magic Cooker e partiamo con una fiamma alta. Fiamma alta per circa 4 minuti, altri 4 minuti fiamma bassa e poi controlliamo. Ma non c'è problema perché con il nostro coperchio possiamo alzare tutte le volte che vogliamo senza nessun problema. E adesso andiamo a fare, intanto che la nostra pizza va, andiamo a fare un'altra cottura. Una cottura con il fritto, una cottura fritta, perché è quello per cui è nato il Magic Cooker. Tra l'altro userò il baby, il coperchio più piccolo, e anche con questo coperchio così piccolo riusciamo a fare un fritto meraviglioso. Tutto grazie al nostro
nostro sistema Venturi. Ok, intanto saranno passati circa i 4 minuti all'interno della pentola e noi possiamo, guardate bene, possiamo anche controllare. Vedete? Guardate come sta andando. Ok, a questo punto abbassiamo la fiamma e andiamo a terminare la cottura. Dunque, il fritto, come si fa un buon fritto? Solitamente si mette l'olio, si fa raggiungere la temperatura e poi si mettono le patatine. Cosa succede se mettiamo le patatine congelate prima che l'olio raggiunga la temperatura? Di solito schizza. Bene, noi oggi faremo un fritto che non puzza, non schizza, non fa male e non spreca. E poi andiamo a vedere, anche perché l'olio costa. Allora, siccome se metto le patatine congelate nell'olio bollente mi schizza tutto, andiamo a mettere le patatine direttamente nella pentola vuota. Così. Poi ho qui del pesce che ho infarinato per renderlo anche più croccante e lo vado ad inserire nella pentola insieme alle patatine. Ecco qua. A questo punto vado ad aggiungere l'olio. Quanto olio metto? Vado a coprire il mio fritto, perché andiamo a fare un fritto ad immersione, un fritto croccante, un fritto particolare. Ecco qua. Vedete? Ok, copro con l'indispensabile Mitch Cooker e vado ad accendere a fiamma alta. Il fritto va sempre, 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 sempre cotto a fiamma alta. Non abbassiamo mai la fiamma, ok? Allora, voglio spiegare un attimino come funziona questo coperchio. Grazie a questi fori di Venturi noi riusciamo a cucinare a basse temperature. Vedete questi fori che sono leggermente conici, richiama un po' l'effetto del camino. Il camino di solito parte largo e stringe perché ha questa forza di aspirare. Bene, è la stessa cosa, i nostri fori aspirano, solo che funzionano al contrario. Quindi cosa succede? Il calore spinge il vapore verso l'alto. Il vapore che fuoriesce è un vapore umido, è un vapore acqueo, non ha odori, non è unto. Quello che rimane viene ricondensato nella calotta e riaspirato verso l'interno. Si crea un circolo d'aria che mantiene una temperatura costante e possiamo andarla anche a toccare mentre frigge. Ma questo lo vediamo dopo. Il nostro coperchio Magic Cooker nasce grazie all'idea di un ingegnere che si basò sulla teoria di Christian Barnard. Christian Barnard sosteneva che tutte le persone infartuate e cardiopatiche potevano mangiare del fritto purché cotto a basse temperature. Quindi decise di applicare la legge Venturi su un coperchio per vedere se questa cosa funzionava. Ed ha funzionato assolutamente. Poi degli chef ci hanno lavorato sopra e hanno visto che si poteva fare di tutto, dalla pizza al dolce, il secondo, la carne viene morbidissima, tenerissima e tutte le cotture si dimezzano i tempi di cottura. È una cosa strepitosa, l'andiamo a vedere nella pizza che in 10 minuti è pronta, l'andiamo a vedere nel fritto, che andiamo a fare un fritto particolare, nella pasta, nei risotti, nei secondi, negli arrosti, nelle torte, possiamo fare davvero davvero tutto grazie al sistema Magic Cooker. Sentite già che qua sta sfrigolando il nostro fritto. Voglio farvelo vedere, quindi eccolo qua che sta andando, vedete? Ora cosa possiamo fare? Guardate qui, la temperatura all'interno della pentola è più bassa. Cosa succede? Normalmente se noi facciamo un fritto a casa e ci schizza un pochettino di olio sulle mani, ci ustioniamo. Guardate qui, io posso toccare l'olio, così facciamo vedere, posso toccare l'olio e non ustionarmi perché la temperatura è più bassa. La pizza è pronta, spegniamo la fiamma e aspettiamo un minutino scarso,
giusto perché così mi va a sciogliere completamente la mozzarella o la scamorza o quello che avete utilizzato. E adesso lo andiamo a vedere. Siete pronti? E voilà! Ecco qua! La nostra pizza cotta in 10 minuti. Voglio farvela vedere anche sotto. Ok, e adesso la andiamo a tagliare. Sentite. E andiamo a vedere all'interno. Guardate qua. Guardate qua. Che meraviglia. Anche le bollicine, bella gonfia e croccante. Ecco qua, il nostro fritto sta andando, guardate qui come esce il vapore e adesso lo vado a raccogliere, ecco qua, guardate bene come diventa la nostra cappa quando facciamo il fritto. La nostra cappa solitamente diventa unta e puzza, no? Ecco qua, noi andiamo a raccogliere il vapore di un fritto, facciamo finta che questa coppetta sia la nostra cappa. Guardate qui come è tutta appannata. Adesso la facciamo svaporare e poi ve la faccio rivedere. La metto qui. Il nostro Magic Cooker copre gli odori per l'80%. Ciò significa che noi sentiremo il profumo del cibo, ma mai la puzza dentro casa. Ora, questo è un video, sicuramente non potete sentire gli odori, ma fatevi dire dalla persona che vi ha girato questo video com'è friggere con Magic Cooker. Perché vi dirà che effettivamente l'odore non c'è. E le patatine e il pesce insieme, che solitamente non si possono fare, si possono cucinare insieme perché la patatina saprà di patatina e il pesce saprà di pesce. Questa è una cosa fondamentale perché significa che andiamo a cucinare a basse temperature, le molecole dei cibi non si rompono e i sapori non si mischiano. Nel frattempo andiamo a preparare la pasta. La pasta è una di quelle cotture che ogni italiano almeno una volta al giorno la fa, quindi è molto importante fare la pasta perché vogliamo far vedere che cosa riusciamo a fare in pochissimo tempo. Sentite il nostro fritto come sfrigola? Adesso sta dorando perché mi piace più abbronzato, ma ognuno di voi può scegliere. Basta semplicemente guardare, controllare velocemente e potete scegliere la doratura che più vi aggrada. Ok, andiamo a fare una pasta semplice, una pasta al pomodoro. Andiamo a mettere un trito di sedano, carote e cipolle. Se volete potete aggiungere la salsiccia, della carne, della pancetta, quello che volete. Un filino d'olio. E faccio fare una piccola rosolatura. Mi raccomando, sempre con il nostro coperchio magico. È lui che fa la magia. Le pentole vanno bene, qualsiasi pentole che abbiamo a casa. L'importante è che il coperchio appoggi e che i fori siano all'interno. Tutte le pentole vanno bene in acciaio, alluminio, rame, in vetro, quelle apposta che vanno sul gas. Possiamo utilizzare antiaderenti, ovviamente. Possiamo utilizzare tutte le pentole che abbiamo. Terracotta! Addirittura possiamo cucinare nella terracotta tranquillamente. Bene, facciamo dare una piccola rosolatura ai nostri, facciamo insaporire, diciamo così, le nostre verdurine e poi andiamo a mettere del pomodoro. Il fritto è pronto, andiamo a spegnere e andiamo a vedere il risultato. Come tutte le cotture Magic Cooker, spegniamo e aspettiamo un secondino che si abbassano i nostri vapori. Intanto prepariamo il nostro piatto. Pronto per accogliere il nostro fritto e qui sta insaporendo le nostre verdurine. Ecco qua il nostro fritto, Magic Cooker, dorato con il coperchio.
e lo scottano. Lo scotta l'olio sulle mani. La patatina sulla lingua, sì. Quindi mi raccomando, assaporate con attenzione. Ecco qua. Vi faccio vedere una cosa. Anche dopo la cottura il nostro olio non ustiona. Bene, andiamo a asciugare. Bene, andiamo a vedere il nostro fritto così com'è asciutto. Guardate qua, assolutamente croccante. Adesso lo faccio vedere bene. Ecco qua, croccante e morbido. E anche il nostro pesce è bello croccante e morbido all'interno. Asciutto, soprattutto asciutto. Allora, le nostre verdurine si sono insaporite. Vado a spegnere la nostra fiamma per così procedere alla cottura della pasta. Ecco qua, andiamo a mettere un po' di salsa. Facciamo una pasta al pomodoro molto semplice, ma veramente gustosa. Quindi andiamo a mettere un po' di salsa e andiamo a mettere 100 g di pasta. Per ogni 100 g di pasta secca andiamo a mettere un bicchiere di acqua, per intenderci questi di plastica normali, circa 200 ml. Quindi per ogni 100 g di pasta 200 ml di acqua, pasta secca. Per la pasta fresca la metà. Un pizzichino di sale per la salsa e un pizzichino di sale per la pasta e andiamo a coprire con il nostro magic cooker. Fiamma alta fino a quando non escono i nostri vapori, dopodiché abbassiamo e teniamo il tempo di cottura della pasta. Ok? In casa si respirerà profumo di cibo, ma non la puzza del fritto. Allora, la pasta. Normalmente quando cuciniamo la pasta dobbiamo mettere a bollire una bella pentola di acqua e poi farla bollire sul gas. Quindi pentola, acqua e gas. In un'altra pentola a parte dobbiamo fare il nostro sughetto, quindi altra pentola, altra fiamma. Okay? Poi dobbiamo scolare la pasta nello scolapasta. Attenzione, mentre scoliamo la pasta però, dobbiamo aprire l'acqua del rubinetto, se no si rovinano le tubature, altro spreco. Con il magic cooker noi andiamo a mettere veramente l'acqua giusta per la nostra pasta. La pasta è una maglia glutinica, assorbe l'acqua giusta che è stata calcolata, 200 ml ogni 100 g di pasta secca, e andrà ad assorbirla. Cucinerà direttamente nel sughetto con la stessa fiamma, andiamo a cucinare sughetto e pasta. Questa pasta risulterà veramente molto 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 gustosa. In più cosa succede? L'amido contenuto all'interno della pasta si gelatinizza, quindi andrà a fare da gastroprotettore all'interno del nostro intestino, ci darà un senso di sazietà, perché l'amido mi dà un senso di sazietà, e in più l'amido fa bene anche alla pelle. Quindi noi i bambini li laviamo nell'amido quando sono piccolini. Ecco, noi ci andiamo a curare direttamente dall'interno. Quindi abbiamo una pasta veramente gustosa, sana, in pochissimo tempo, che ci fa risparmiare. E che cosa vogliamo di più dalla vita? Un magic cooker. Bene, vedete che stanno uscendo i vapori. A questo punto abbassiamo la fiamma e teniamo il tempo di cottura di 10 minuti. 10 minuti il tempo di cottura della pasta a fiamma bassa. Diamo solo una semplice giratina, ecco qua, proprio alla buona, e non dobbiamo fare nient'altro. Andiamo a apparecchiare la nostra tavola, andiamo a fare i letti, andiamo a sederci sul divano a leggere il giornale, facciamo quello che vogliamo, perché la pasta per 10 minuti non ha bisogno di noi. La nostra pasta è pronta, vado a spegnere e aspettiamo solitamente qualche minutino. Ecco qua la nostra pasta. Voglio farvela vedere da vicino. Il liquido messo all'interno si è assorbito e la nostra pasta è pronta.
per essere gustata. Pensate al risparmio che possiamo ottenere con il nostro Magic Cooker. Ed ecco qua la nostra pasta, ok? Ecco qua, vedete in pochissimo tempo quanto abbiamo risparmiato. Abbiamo fatto una torta in 30 minuti senza riscaldare troppo la casa, senza far saltare la corrente. Abbiamo fatto una pizza in 10 minuti, una pizza strepitosa. Dovevamo fare due fritti separati, pesce e patatine, invece possiamo farlo tutti insieme e una pasta meravigliosa cotta in pochissimo tempo. Il risparmio è sicuramente al primo posto, ma la cosa più importante del Magic Cooker è mangiare sano. Basse temperature non va a distruggere, a dissolvere tutte le proprietà organolettiche dei cibi, tutti i sali minerali. Nelle verdure si sentirà il sapore della verdura e la nostra vita sarà sicuramente più piacevole. Ok? Vi saluto a tutti e vi ringrazio per essere stati con noi.